Allora, è arrivato il momento di iniziare. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo meraviglioso evento. Facciamoci tutti un applauso. Questa giornata è dedicata ad un tema che è quello della rarità. E ha fondamentalmente uno slogan che ci ripetiamo da mesi, settimane. Lo abbiamo scritto dovunque, però sicuramente, non so se tutti lo ricordano. Ci proviamo, al mio tre, qual è lo slogan? Uno, due, tre, raro! Ce lo ricordiamo. Benissimo, allora, adesso, prima di iniziare l'evento, passo la parola alla dirigente Landi, per un saluto iniziale e per l'apertura ufficiale di questa giornata. Grazie alla professoressa Colonna, che è la nostra referente per l'inclusione ed è sempre molto attiva e molto dinamica. Non voglio darle spam. Sì, la nostra colonna, giustamente, sì. Il mio grazie è doveroso perché vi siete impegnati tutti tantissimo, docenti e ragazzi, e da diversi mesi che questo progetto ha preso il via, è stato inserito nel TOF, è la conclusione di tutto un iter che ha impegnato, come dicevo, la scuola per diverso tempo. Raro è meglio di perfetto, questo è il progetto inclusione e noi sappiamo bene che essere tutti uguali non è una ricchezza, è una ricchezza essere diversi. Quindi la diversità è una ricchezza per tutti, deve essere considerata come qualcosa che ci stimola ad essere tutti insieme e aiutarsi vicendevolmente. Quindi io tolgo poco tempo ai saluti iniziali perché è giusto dare voce, parole, spazio ai ragazzi che tanto si sono impegnati. È mio dovere ringraziare tutti coloro che abbiamo invitato e che sono presenti a questa nostra manifestazione conclusiva. Quindi ringraziamo l'amministrazione comunale innanzitutto per il patrocinio e quindi il nostro sindaco De Carlo, ringraziamo l'assessore all'istruzione, l'assessore Liuzzi a cui tra poco daremo la parola, ringraziamo l'assistente sociale Lia Copertino e ringraziamo i dirigenti che abbiamo invitato e che sono presenti tramite i loro rappresentanti, la professoressa Carla Vinella in rappresentanza del CPA e la professoressa Genco in rappresentanza dell'Istituto Agrario. Ringraziamo la dottoressa Vita D'Onofrio come referente dell'associazione Amaram delle malattie rare dell'Alta Murgia, presente qui con noi. Ringraziamo soprattutto i nostri ospiti, i nostri ospiti esperti, la dottoressa Alessandra Merlini, il dottor Paolo Torisani e la dottoressa Enrica Rossi. Il dottor Paolo Taurisano ci raggiungerà a breve, mi dicono. Perfetto. Eccolo. Benissimo, tempistica perfetta. Ringraziamo la nostra DSGA che è sempre presente in questi eventi, ringraziamo tutti i docenti che si sono prodigati per la realizzazione dell'evento e in particolare le docenti Musaio e Colonna che insieme alle professoresse Di Dio, Giannini, Santoro, De Cataldo e Capotorto hanno lavorato intensamente per l'organizzazione e la buona riuscita di questo evento. Meritano un applauso assolutamente. Insieme alla professoressa La Saponara. Ringraziamo il applauso doveroso. Ringraziamo il professor Di Carlo con suo figlio Andrea per la gestione audio. Ringraziamo la trattoria Terra Madre, non so se è presente l'assessore Paiano, per l'alimentazione della corrente. E ringraziamo le collezioni Doria per gli arredi messi a disposizione. Questo evento è stato realizzato in collaborazione con la Onlus Des Moines Foundation al fine di valorizzare, come dicevo, la diversità e la rarità.
diamo il via quindi alla nostra manifestazione, ringraziando anche Teletrullo, che so che è presente, e i ragazzi delle seconde e delle terze che sono qui presenti e che sono i protagonisti indiscussi di questo evento. Grazie ragazzi. Bene, adesso passiamo un attimo la parola alla professoressa Musaio, che ci descrive un attimo il nostro progetto, e subito dopo passeremo la parola all'assessora Liuzzi. Buongiorno a tutti e a tutti, tra un po' controllo i compiti, passo tra le sedie. Allora, io sono visibilmente emozionata e questo si vede, si sente, ma sono felice e fiera di essere qui, che questo progetto si sia realizzato e a chi abbia preso forma. Tra un po' comincerò a leggere, perché ho provato ad imparare a memoria come fanno i miei alunni, ma mi sa che non funziona, devo leggere un po', ragazzi. Allora, comincio con il ringraziare tutti i colleghi, tutti i miei colleghi e tutte le colleghe. Mi hanno dato fiducia e mi hanno affiancato credendo nella fattibilità e nella felicità di questo progetto. Quando si è insieme con fiducia e amicizia, la vittoria non è personale. La vittoria è quella che la storia raccontata esalta, la vittoria di tutti. Oggi siamo qui, leggo un pezzo e poi mi fate l'applauso finale. Oggi siamo qui per presentare il nostro libro, perché è il libro di tutti questo, appartiene a tutti noi e a tutti voi. Un libro illustrato, quindi alcuni alunni sono stati coinvolti in un contest sulla rappresentazione della rarità attraverso una forma artistica che la professoressa Capotorto, il professor Nicastro e De Cataldo hanno sostenuto dal primo all'ultimo giorno, esercitando una tolleranza infinita. La storia di Guillermo è una storia straordinaria, è così che si chiama il protagonista, è fatta di rarità, coraggio e ostinazione. Io tengo tantissimo insieme alle mie colleghe, questo lo so e l'ho sentito anche a livello epidermico lavorando con loro quotidianamente. La professoressa Colonna mi scriveva H24. Perché credo che ogni adolescente, quindi ogni creatura seduta qui su una sedia rossa, abbia il diritto di vedersi nelle storie che legge. Quindi questo non è un libro soltanto per ragazzi rari, quindi è un libro per tutti, poiché è importante crescere esposti a storie che gli mostrano il mondo in tutta la sua gloriosa rarità e diversità. Inoltre sono orgogliosa e fiera di aver partecipato con l'Associazione Italiana Tumore Desmoide. Qui al mio fianco c'è la presidentessa Enrica Rossi, perché mi ha insegnato a capire e a valorizzare l'importanza della rappresentazione delle persone rare e il modo di condurre i diritti delle persone affette da tumore raro, così come lo è il protagonista del nostro racconto. Io avrei voluto che questo progetto avesse più ossigeno possibile. Il mio desiderio era quello che tutti, diciamo, gli attori, tutte le persone che hanno collaborato a questo progetto si sentissero protagonisti anche in una minima parte, perché il desiderio di tutti i miei colleghi, il mio in primis, era quello di seminare nei ragazzi, di trasmettere il messaggio dell'accettazione della diversità e della rarità, e che il protagonista Guillermo in primis non è soltanto un paziente, questo me l'ha insegnato il professor Taurisano, non è semplicemente un paziente, ma prima di tutto è una persona. Quindi qualsiasi sia la vostra rarità, sappiate che ognuno di noi è raro, è diverso, ma prima di tutto è una persona. Poi ognuno di noi può essere raro anche perché fa i compiti una volta al mese. Quindi. Allora, io concludo dicendo che ovviamente mi è d'obbligo ringraziare le persone che sono sedute al mio fianco, che sono il professor Paolo Taurisano, è il professore associato di psicologia generale all'Università degli Studi di Bari, la dottoressa Alessandra Merlini, direttamente da Torino, è ricercatrice oncologica presso l'Università degli Studi di Torino,
E qui al mio fianco, come avevo già detto, c'è la presidentessa Enrica Rossi. E poi ringrazio la preside per averci accolto tutti i giovedì mattina. Ogni giovedì mattina ci ho sempre accolto, la sua porta è stata sempre aperta. E questo non è da sottovalutare. Ringrazio le istituzioni, l'assessora Liuzzi, idem, che l'abbiamo, utilizzerò un termine young, stalkerizzata. Grazie. E concludo dicendo che è stato un progetto, una campagna di sensibilizzazione importante, è stata anche appassionante ma soprattutto divertente, perché dobbiamo ricordarci che la scuola dove si sorride, dove ci si diverte, non è una scuola meno seria. Grazie. Bene, invitiamo l'assessora Valentina Liuzzi per un saluto. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie alla dirigente scolastica, alla DSGA, grazie a tutte le insegnanti e gli insegnanti, grazie ai nostri ragazzi, grazie agli scienziati e alla presidente di questa associazione che ci permette oggi di riflettere sulla rarità, ma di riflettere soprattutto sulla caratteristica eccezionale della diversità, diversità che è creatività, che è occasione per essere se stessi sempre. Una scuola che attraverso diverse arti, la scrittura, le arti grafiche, la musica, permette ai ragazzi di riflettere su questi temi anche sorridendo, anche divertendosi, è una scuola che va avanti al meglio a gonfie vele. Io di questo sono felicissima, perciò vi ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale, a nome di tutta la città di Alberobello, per quello che fate per i nostri ragazzi che saranno gli uomini e le donne del domani in questa città e nel mondo. Grazie. Grazie a Valentina Liuzzi per il suo intervento. Bene, il tema affrontato in questo racconto, che come la professoressa Musaio ci anticipava, è stato insomma scritto un po' da tutti noi, quindi ci sentiamo tutti parte di questo progetto, è quello della rarità, simile sicuramente a quella degli eroi, però molto diversa dalla loro. È fatta di debolezze, coraggio, di paure, di speranze, di salite e ovviamente anche di discese. Ma la rarità può riguardare qualunque cosa. L'abbiamo visto in tutte le attività, perché è stato un po' un progetto interdisciplinare, un progetto di inclusione però che ha racchiuso un po' tutte le discipline. Quindi vedremo coinvolti i ragazzi delle seconde e delle terze nel coro guidati dalla professoressa Ornella La Saponara, vedremo alcuni ragazzi di seconda coinvolti nella drammatizzazione di alcune parti del racconto e poi nell'ultima parte i ragazzi delle prime si cimenteranno in quello che sarà un racconto gestito con teatralizzato con delle marionette realizzate da loro. Lì c'è un teatrino, poi dopo insomma nella parte finale ovviamente ve lo mostreremo. E la rarità può riguardare qualunque cosa, un talento, un'eccellenza individuale, e come tale può fare la differenza davanti a tutte le sfide della vita, ma puoi essere raro anche quando sei affetto da un tumore raro, così come accade a Guillermo, il protagonista del nostro libro. Adesso siamo pronti per presentarlo. I ragazzi introdurranno, attraverso, come vi dicevo, la lettura di alcuni brani, le tematiche affrontate. La lettura drammatizzata ci aiuterà a comprendere meglio quelle che sono fondamentalmente le emozioni dei protagonisti del racconto. Lasciamo la parola a loro. Facciamo un applauso di incoraggiamento. Gran parte delle storie che ci vengono raccontate da ragazzi presentano spesso eroi grandiosi, capaci di affrontare imprese al limite del reale e destinati a una fama celebre e illustre. Questa è la storia di Guillermo, un adolescente, un sognatore, un eroe. Come tutti gli eroi, dovrà affrontare delle sfide che lo sorprenderanno e sconvolgeranno la sua vita. Dovrà fronteggiare un mostro che tenterà di impossessarsi del suo corpo. Guillermo è al secondo anno di un liceo linguistico. È un ragazzo di 15 anni.
Il suo nome significa elmo della volontà. Ha un animo altruista e protettivo, socievole e generoso fino al sacrificio. Guillermo ama tantissimo la musica, ascoltata rigorosamente con le sue cuffiette e le storie della mitologia greca, che lo incuriosiscono da quando sua mamma gli raccontava avventure di dei ed eroi, come storie della buonanotte. Spesso, nel tempo libero, per sfuggire alla frenesia del paesello dei trulli, sempre troppo pieno di turisti, Guillermo è solito recarsi al parco, sotto un grande albero di ulivo. Lì legge i suoi miti preferiti e talvolta gli capita di chiudere gli occhi, immaginare l'aspetto dei personaggi e di quei luoghi misteriosi e di essere lui stesso uno dei protagonisti di quelle avventure. Una sera di settembre, durante la doccia post-allenamento, Guillermo si accorge di avere un rigonfiamento sul braccio sinistro e pensa fra sé di chiedere a sua madre la solita pomata. Libertad e Alberto sono appena tornati a casa dal lavoro e il figlio subito mostra loro il braccio. I due si scambiano degli sguardi che il ragazzo non riesce ad interpretare. «Ma qualcuno ti ha strattonato? Hai urtato contro qualcosa?» chiese il padre. «Hai per caso mangiato qualcosa di strano o ti ha punto un insetto?» aggiunge la madre. Guillermo scuote la testa, continuando a fissare il braccio e iniziando a preoccuparsi un po'. Rilegge ciò che aveva scritto qualche ora prima, quando aveva letto della seconda fatica di Ercole. «Ho lo strano presentimento che potrebbero ancora esistere delle tracce dell'idra. La sua ultima testa, anche se sepolta, potrebbe ancora essere fatale. L'eroe è un po' come tutti noi, rappresenta la forza e la caparbietà con le quali ogni giorno, ostinatamente, superiamo ostacoli e affrontiamo difficoltà. Ercole si avvale dell'aiuto di Iolao. Tutti abbiamo bisogno di aiuto, persino gli eroi. Nessuna impresa si può dire vana se compiuta in sinergia con qualcuno. Perché sembra che la mia vita stia diventando più complicata di quella dei miei coetanei? Come mai non posso godere semplicemente del mare, di una passeggiata tra i trulli o di una battaglia reale su Fortnite?» Grazie ragazzi, un applauso. C'è una frase che Guillermo ha pronunciato. Perché sembra che la mia vita stia diventando più complicata di quella dei miei coetanei? Cogliamo l'occasione per approfondire questo aspetto con Enrica Rossi, presidente della Onlus Desmoid Foundation. Enrica, nella postfazione ci racconti che anche la tua vita, come quella del nostro protagonista, è cambiata circa all'età di 8 anni. Insieme ovviamente a quella della tua famiglia. Ci piacerebbe ascoltare la tua esperienza. Grazie innanzitutto doveroso alle istituzioni, alla scuola, alla preside, grazie a tutte quante le docenti che si sono prodigate in questo straordinario progetto e grazie a tutti voi che siete i protagonisti indiscussi di questa magia. Mi fermo soltanto un secondo e poi rispondo alla tua domanda. Io credo che forse voi non vi stiate in questo momento rendendo conto della specialità di questo progetto, di questo libro. Credo che però quando crescerete, avrete la mia età, quindi tra un bel po' di tempo, forse vi renderete conto e allora rileggendo e guardandomi indietro darete il valore, il giusto valore a quello che avete realizzato nei testi, nei disegni, nella creatività, nella sensibilità con cui avete approcciato al tema della rarità. E credo anche che poi crescendo vi renderete conto del significato della parola rarità, che oggi in realtà magari legate a, non so, delle diversità che voi individuate. Andando avanti porterete degli occhiali diversi e saranno proprio questi occhiali che vi permetteranno di capire che cosa vuol dire essere raro. Ok? Fatta questa premessa e questi ringraziamenti davvero di cuore, apprezzo tantissimo, rispondo allora alla tua domanda. Allora, io, come forse chi ha letto la postfazione insomma sa, ho avuto un primo tumore all'età di 8 anni, ha recidivato a 10 anni,
è tornato quando avevo 12 anni ed è ritornato quando avevo 15 anni. E quindi in realtà si trova un po' a cavallo della vostra età. La collega Colonna mi chiedeva come ho vissuto io, diciamo, questa malattia, questo tumore. In realtà ti posso dire che quando hai quell'età, quando si è, diciamo, bambini, perché io poi 8 anni ero una bambina, voi già siete dei ragazzi, e non mi rendevo conto di quello che stava, diciamo, succedendo, di quello che stavo vivendo, anche perché ad 8 anni tu non sai come dovrebbe essere la vita di un bambino di 8 anni, non ne hai la percezione, la vita è quella che vivi quotidianamente, quindi in realtà per me quella era la mia vita. La consapevolezza vera e propria credo l'avessero i miei genitori di quello che stava succedendo, e quindi ciò che cambia lo leggi più che altro nei volti delle persone che hai intorno. Mia madre in primis, che è stata, diciamo, la vera protagonista di questa storia, è stata davvero la guerriera, insomma, quella senza la quale una madre è sempre una madre. Non voglio togliere nulla ai papà che sono qui presenti, ma le donne capiranno, le mamme capiranno, una mamma è sempre una mamma. E io dico che mia madre mi ha dato la vita non una ma infinite volte, ed è in questa frase che proprio rappresento quello che io ho vissuto da bambina. Quindi lo vedi nei volti delle persone che ti sono intorno. Ti dico però che oggi ho la consapevolezza di quello che ho vissuto, perché guardandomi indietro capisco quale dovrebbe essere stata la mia vita, ma soprattutto sono diversa e quello che sono io oggi è il prodotto di quello che ho vissuto. Non so come sarei stata, non so quale sarebbe stata la mia personalità se non avessi vissuto tutto questo, quindi guardandomi indietro e guardandovi voi oggi, perché voi avete più o meno la stessa età di quella che avevo io quando ho vissuto, diciamo, questo travaglio durato 8 anni di malattia dentro, fuori gli ospedali, dentro, fuori, viaggiando, perché poi essendo una patologia rara siamo andati fino in Francia, in Svizzera, all'epoca non esisteva internet, insomma. Vi posso dire, guardandovi oggi, che questa è la chiusura di un cerchio dove io posso dire che ne è valsa la pena. Mi è valsa la pena, sapete perché? Perché in qualche modo ho potuto fare del bene. La mia storia è servita, serve quotidianamente circa 600 persone in Italia che quotidianamente, mentre io lavoro, mentre io faccio la mamma, mentre io, non so, vado in sport, mi diverto nei locali, eccetera, chiamano per avere aiuto ed io rispondo e mi ringraziano perché mi dicono che gli ho cambiato la vita indirizzandogli, dando le giuste indicazioni. E poi perché circa 250 adulti di domani capiranno tra 5, 10 anni, 15 anni che cosa vuol dire, no, avere una malattia, stare accanto ad una persona che non sta bene, guardare con occhi diversi i compagni che hanno un colore di pelle, un colore di capelli, un colore di occhi. Cioè mio nonno aveva un occhio blu e un occhio nero, e no, questa cosa veniva vista come, e invece questa diversità che poi è un po' la ricchezza. Quindi grazie a voi si chiude un cerchio per me. Da bambina ho dato un valore, diciamo, agli adulti di domani. Quindi questo è il mio ringraziamento più grande per ciascuno di voi. Grazie. Grazie. Grazie, grazie mille Enrica per la tua testimonianza, insomma, di esperienza. Adesso possiamo procedere nuovamente con la lettura di un'altra parte del testo. Lasciato l'ospedale, Guillermo è attratto da un olmo secolare nel Parco del Valentino. Si accomoda i suoi piedi, indossa le sue cuffiette, apre il diario ed inizia ad immaginare e scrivere e disegnare nuove avventure. Le prime frasi che butta giù di getto sembrano il preludio di una grande opera letteraria. Piove, ma qualcosa accadrà. Qualche cosa dovrei pur fare per sentire la forza che prende forma dentro di te. Che si fa a questo punto, quando tutto sembra rompersi? Affronti le tue giornate come fossero fatiche e il tuo obiettivo resta quello di vincerle, come aveva fatto Ercole. Faticherò come Ercole, combatterò come Ercole, chiederò aiuto come Ercole. Guillermo, all'ombra dell'olmo secolare, ascolta la sua canzone preferita.
sa che ora no, no. Quando arrivi in fondo, quando giri il mondo, ti sei preso il fuoco, quando tutto è rotto, non è questo aspetto, ti credi in un nome diverso. Scappi e giri intorno, non lo fai la giornata, perché mentre poi sei già la sveglia, ti aspetti il sole, ti aspetti di meglio, perché muore che sei diverso, stai vivendo. Il mondo ormai gira a vuoto e vorrei luce nei miei occhi, che ora non ho. Pensa Guillermo, rifugiandosi come solito nelle stanze della sua immaginazione. Ciao Guillermo, sono la dottoressa Matilde, come stai? Ad un tratto, dagli occhi del ragazzo, scorre un fiume di lacrime. Si lascia andare in un pianto liberatorio. È triste e spaventato, perché non sa che cosa accadrà. La tua paura e tristezza sono comprensibili. Posso capire il tuo stato d'animo. Piangere è liberatorio, le emozioni vanno accolte. Sono qui per prendermi cura di te e per dirti tutta la verità. Non voglio crearti paure eccessive. Disponiamo di tutte le risorse per ottenere un buon risultato. Le sue gentili parole tranquillizzano Guillermo. In questo capitolo, lo abbiamo visto anche dal camice di Eloise, è la dottoressa, insomma, che parla e comunica a Guillermo la sua malattia. Vorremmo rivolgere una domanda alla dottoressa Alessandra. Quanto è difficile per un medico avere a che fare con diagnosi di patologie così rare come quella di un tumore desmoide? Grazie mille, in primo luogo grazie a tutti, alle istituzioni, ai ragazzi e ai docenti ovviamente. È veramente molto emozionante sicuramente essere qui con voi. E questa domanda penso che abbia diversi punti di interpretazione, ovvero penso che per un medico, diciamo qualsiasi, un medico di base, sia molto difficile fare questa diagnosi. Perché? Perché l'incidenza, quindi il numero di nuovi casi all'anno che ci sono nel mondo, è veramente molto bassa. Pensate che tantissimi medici non vedranno mai neanche un paziente affetto da tumore desmoide nella loro vita, perché abbiamo detto che ci sono meno di 5 nuovi casi per 1 milione di persone all'anno. Di conseguenza, tanti medici non avranno mai l'opportunità di poter effettivamente vedere e conoscere questo tipo di patologia rara. Io ho la fortuna di lavorare in un centro specializzato per tumori rari, quindi per me questo tumore è tutt'altro che raro, anzi è una delle malattie che vedo con più frequenza, occupandomi solo di questa cosa. Come facciamo allora ad aiutare tutti quei medici che non sono specializzati, perché non tutti possiamo fare la stessa cosa, a poter riconoscere precocemente questa patologia, non solo per essere tempestivi, ma anche per evitare delle vere e proprie vie crucis ai pazienti che non trovano una risposta e soprattutto una diagnosi alla loro patologia. Facciamo
una cosa che stiamo facendo esattamente in questo momento, ovvero diffondiamo con la divulgazione scientifica la consapevolezza di questo tumore e di tanti altri tumori rari. Quindi quello che si sta facendo oggi è preziosissimo, non solo per l'educazione all'inclusione, che è un aspetto credo fondamentale anche in medicina ovviamente, ma anche per diffondere cultura. Non dobbiamo diventare tutti medici, non tutti i medici devono essere iperspecializzati, ma è importante avere almeno il sospetto di questo tipo di patologie rare. E sicuramente è difficile fare diagnosi, per noi ovviamente che siamo specializzati è un po' meno difficile, nel 2023 abbiamo tanti aiuti dalla biologia molecolare, dalla genetica che ci possono aiutare a fare questa diagnosi, tuttavia anche per noi è molto difficile esprimere dei giudizi di certezza con i nostri pazienti, perché non abbiamo ancora il trattamento ideale per queste patologie. Negli ultimi anni abbiamo imparato moltissime cose, ad esempio che molte volte una chirurgia ripetuta forse potrebbe non essere l'ideale in tutti i pazienti, ad esempio, che questi tipi di malattie potrebbero avere delle nuove strategie terapeutiche ad oggi in atto, differenti ad esempio dalla chemioterapia. Tutte queste sono delle scoperte abbastanza recenti, ma per noi è molto difficile comunicare ai pazienti l'incertezza. Rispetto a tanti altri tumori, il tumore desmoide non dà metastasi, questa è una cosa molto positiva, ma purtroppo tende a ritornare, a dare quello che noi chiamiamo recidive locali. La nostra capacità di prevedere questi eventi non è ancora assolutamente ideale, quindi c'è veramente bisogno di ricerca. Per fare ricerca, che è quello di cui io mi occupo e che appunto spero di poter fare anche nei prossimi anni, c'è veramente bisogno anche di un sostegno alla ricerca da un punto di vista della, diciamo, consapevolezza delle persone dell'esistenza delle patologie rare. Tutti noi sappiamo che è bello donare per la ricerca per il diabete, per l'infarto, per patologie molto comuni. I tumori rari spesso sono negletti anche dalla popolazione generale. Quindi per me questo evento è veramente molto importante e questi semi della consapevolezza che sono in tutti voi penso saranno preziosissimi per combattere l'ignoranza e sostenere la ricerca per queste malattie. Grazie. Grazie mille. Possiamo procedere con le altre letture. Alice, che ci fai qui? Come mai non sei a Firenze? Ciao, sono contenta di ritrovarti. Tu invece, che ci fai a Torino? Giorni difficili. Sono qui per dei controlli medici. Purtroppo ho un ospite indesiderato. In che senso ospite indesiderato? Sii più chiaro. Guillermo, sollevandosi la manica della felpa, mostra ad Alice il bozzo. Alice spalanca gli occhi spaventata. Se ti va, potremmo noleggiare due biciclette, come facevamo a Madrid. Certo, mi piacerebbe. In questi giorni sono però molto impegnata. Magari ti scrivo. Ora scusami, devo proprio scappare. Alice si allontana in tutta fretta, lasciando Guillermo amareggiato e deluso. Guillermo, grazie al suo psicologo, è consapevole che questi atteggiamenti sono frutto di paure e di non accettazione del dolore altrui, ma allo stesso tempo è dispiaciuto e ne soffre. Allora, qui abbiamo voluto un po' mostrare a tutti voi quello che potrebbe succedere ad una persona rara. Potrebbe, non è sempre così, però potrebbe succedere. C'è Alice, che la nostra Elena ha interpretato benissimo, che incontra Guillermo ed è contentissima, non lo rivede da un sacco di tempo, felicissima. Però nel momento in cui Guillermo comunica che sta vivendo giorni difficili a causa di una malattia, qual è la reazione di Alice? Qual è? Che fa? Sì, ok, andiamo, vengo con te. Che fa Alice? Si allontana, bravi, dice che è impegnata. Quindi abbiamo un po' un atteggiamento strano, possiamo considerarlo così. Però magari per l'interpretazione, insomma, di questo atteggiamento ci possiamo un po' far aiutare qui dal professor Taurisano, che
come dire, magari noi volevamo, come dire, cercare di capire meglio cosa accade in quei momenti. Cioè, essere vicini a chi vive un momento di difficoltà non è per nulla scontato. E come accade a Guillermo, quindi con Alice, ma poi nel libro, ora non vogliamo spoilerare, però si vedrà insomma in altri capitoli, che chi è affetto da una malattia rischia di perdere tante persone, soprattutto quelle alle quali si vuole più bene. Ora, professore, qual è, o meglio, quali sono le motivazioni che portano a questo tipo di atteggiamenti? Allora, vabbè, innanzitutto anch'io, diciamo, mi accodo ai saluti, ai ringraziamenti, soprattutto ai ragazzi, anche perché sinceramente ho ancora in mente quel momento in cui sono entrato in classe con la webcam in cui i ragazzi mi hanno fatto le domande, e sinceramente me lo porto dietro perché è stata veramente una bella esperienza. Io ho a che fare con giovanotti un po' più grandi che non hanno la vostra curiosità, purtroppo, perché quando si arriva ad essere un po' più grandicelli incominciamo a essere troppo sicuri di noi stessi, e quindi perdiamo quella che è una cosa essenziale, secondo me, nella vita di ognuno di noi, che è la curiosità. Però a parte questa cosa qui, io innanzitutto devo ringraziare Enrica Rossi, perché effettivamente le sue parole sono state meglio di una qualsiasi, diciamo, lezione di psicologia, ti devo dire la verità. no, davvero, perché diciamo, le parole che hai detto, insomma, mi hanno colpito molto, e insomma, condivido, diciamo, tantissimo di quello che hai detto. Passando adesso invece alla paura, alla domanda, allora cominciamo col dire una cosa che forse è ovvia: la paura ci appartiene, è un'emozione che appartiene a tutti noi ed è giusto in qualche modo provarla. Se non capiamo questa cosa qui, chiaramente cominciamo a prenderci paura della paura, cioè, nel senso, l'idea è quella che ad un certo punto, se uno scappa per paura e qualcuno dice no, non devi scappare, se non sappiamo che quella è paura, se non sappiamo che cosa stiamo provando, quelle parole, non devi scappare, non devi aver paura, sono parole al vento che non servono, non ci aiutano a comprendere realmente quello che c'è intorno a noi. La paura è normale, la paura fa parte, diciamo, della nostra evoluzione, gli uomini hanno avuto paura e per questo si sono salvati, per questo siamo qui arrivati durante l'evoluzione, diciamo, c'erano gli animali feroci, dovevamo aver paura perché dovevamo scappare, altrimenti saremmo già estinti. Quindi questo innanzitutto è il primo messaggio: è giusto avere paura. Adesso, nel momento in cui chiaramente la paura non ha di fronte a sé l'animale feroce, o comunque qualcosa per cui realmente aver paura, e quindi se cominciamo a razionalizzare e a vedere che effettivamente chi abbiamo davanti non è, diciamo, un pericolo, allora pian piano, no, riusciamo a fare i conti con la nostra paura, riusciamo a fare i conti anche con chi ci sta davanti, e riusciamo anche ad avere un atteggiamento differente. Innanzitutto, in queste situazioni in generale, al di là dei tumori rari o delle malattie rare, o comunque della rarità, diciamo, delle malattie, di fronte alla patologia tutti quanti noi abbiamo paura. Chiaramente è umano averla, e nel momento in cui la vediamo negli altri, cosa ci succede? Succede un evento che si chiama proiezione, okay? Cioè proiettiamo praticamente parte di noi nell'altro, immaginiamo che in qualche modo questa cosa ci possa colpire, e che ci sia anche una sorta di invasione, no, di quelle che sono anche le paure dell'altro su di noi, e quindi chiaramente non riuscendo a gestire la situazione, non riuscendo chiaramente a comprendere anche bene cosa ci sta davanti, chi ci sta davanti, perché sta succedendo questo, chiaramente di fronte a questo scappiamo, perché non sappiamo esattamente, no, quello che ci può succedere, quello che può succedere all'altro, quello che può essere anche le emozioni che ci possono invadere successivamente a questa notizia.
È chiaro che nel momento in cui, a me piace moltissimo lo slogan che avete trovato, veramente per questo è veramente eccezionale, perché racchiude veramente tante idee bellissime, perché una cosa che ci siamo detti anche quando sono andati in classe è che chiaramente ognuno di noi è raro, cioè, perché noi siamo unici, anche si è visto anche i gemelli omozigoti, no, che condividono la genetica, comunque hanno percorsi di vita diversi, hanno temperamenti diversi a volte e possono avere, no, esperienze completamente diverse. Quindi ciascuno di noi è raro, ciascuno di noi è speciale, no? È speciale nel suo essere diverso proprio, nella sua diversità, è proprio questo che arricchisce poi tutti noi, perché chiaramente abbiamo a che fare ogni giorno con persone che sono differenti, con alcune ci troviamo bene, con alcune ci troviamo meno bene, questo è normale, questo non è da mettere, diciamo, con le spalle al muro nessuno, però è chiaro che nell'idea, no? Soprattutto negli ultimi tempi in cui c'è una sorta, no, di volontà di omologazione rispetto al di guardare all'altro, no, e di vedere, ah, quello c'ha questo e quindi lo vorrei anch'io, vorrei essere lui, vorrei essere non so, Cristiano Ronaldo, oppure non so, qualche La Ferragni, o andare lì, fare video su TikTok e quindi fare i balletti tutti uguali, tutti assieme, tutti, no, con le stesse mosse, eccetera eccetera. Questo ci svilisce un po', ci toglie un po' di, no, di questa specialità, di questa rarità che ci appartiene e che non mettiamo in atto. È chiaro che e quindi l'idea per riuscire a non aver paura, per riuscire chiaramente a non essere pervasi, no, da questa idea di nel quale dobbiamo, no, vedere cosa può succedere, quello che succederà, eccetera eccetera, l'unica cosa effettivamente è riuscire, no, a vedere l'altro in quanto altro, in quanto diverso, in quanto, no, con le sue caratteristiche, che è chiaramente anche la malattia può far parte, no? Io ripeto, mi sono piaciute tantissimo le tue parole, quindi è chiaro che nel momento, oggi addirittura ringrazi, no? Cioè, quasi, no, questo percorso, perché ti ha formato e ti ha dato, diciamo, tempra, ti ha dato, diciamo, no, qualcosa che oggi riesci anche a dare agli altri. E in questo percorso chiaramente ognuno di noi deve riuscire a comprendere l'altro in quanto diverso e non etichettarlo mai, cioè, nel senso, non è i capelli rossi oppure gli occhi azzurri. il fatto che, diciamo, no, che sia di colore oppure che provenga da un'altra nazione, eccetera eccetera, queste etichette chiaramente ci fanno male e vogliono in qualche modo categorizzare, no? E quindi anche la malattia a volte può essere una categoria dal quale dobbiamo un attimo fuggire, perché se andiamo avanti per categorie poi non riusciamo a capire la rarità dell'altro, che cosa realmente c'è, no, nell'altro, qual è la sua personalità, cosa ci può dare, quali sono le sue emozioni, quali sono le sue paure, quali sono, no, diciamo, le sue volontà, i suoi dubbi, le cose che in qualche modo ci può dare, i suoi progetti, eccetera eccetera. Se andiamo sulle categorie non riusciamo a vedere tutto questo, e quindi chiaramente se non riusciamo a vedere tutto questo abbiamo paura, perché stiamo, no, ci stiamo focalizzando sulla malattia, cioè ci stiamo focalizzando sulla categoria, e quindi insomma, anche, diciamo, le forme, no, quelle che vediamo anche di razzismo, anche territoriale a volte, no, appartengono proprio a questa idea. Io ti do la categoria e non riesco a vedere cosa c'è dietro quella categoria, non riesco a vedere cosa la persona, l'uomo, la donna che c'è dietro questa categoria. Quindi è chiaro che nel momento in cui noi vediamo la malattia,
ne abbiamo paura perché chiaramente in proiezione ci diciamo, oh, caspita, se capita a me, no? Oppure se non riesco a gestire l'altro in questa malattia, che faccio? Allora fuggo. Ma se nell'altro tolgo questa categoria e vedo la persona, è chiaro che la paura svanisce perché sappiamo che, no, Guillermo rimarrà sempre Guillermo, le cose che faceva prima continuerà a farle, ascolterà musica, giocherà, parlerà, eccetera, eccetera. Spero di aver in qualche modo, di essere stato anche abbastanza conciso, perché vabbè, parlerei per ore, però vi risparmio, diciamo. Sì, in realtà dobbiamo fare giusto una precisazione che magari abbiamo omesso all'inizio. In questo progetto, quando ci è venuta insomma questa idea, abbiamo iniziato a lavorare al libro, in realtà questi esperti sono entrati nella nostra scuola, ovviamente per supportarci e capire meglio come dovevamo, quale strada dovevamo intraprendere, perché sì, scrivere un libro di racconti, però sulla rarità, sulla malattia, e quindi avevamo necessità di un supporto da parte loro, che gentilmente si sono offerti, soprattutto con una classe che è stata la seconda C, che poi ha un po', è stata un po' la classe pilota, ma che poi insomma il progetto è stato esteso anche le altre classi, e loro tramite, ovviamente adesso abbiamo questa comodità delle videochiamate, del web, siamo riusciti a fare tramite un incontro in Meet, una videoconferenza, siamo riusciti proprio ad avere il loro supporto anche se a distanza, e quindi che è stato fondamentale poi nella realizzazione proprio del racconto e del libro. Questo è una piccola parentesi perché lo avevamo messo all'inizio e quindi è bene insomma sottolinearlo.